Buonasera a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento serale con i webinar di Rete Informatica Lavoro. Sono Maria Lucia Villa, brand manager di Performa Group, di cui Rete Informatica Lavoro fa parte. Con me c'è Fabio Carletti, subito consulente sulla sicurezza informatica e relatore di questa sessione. Ciao Fabio, buona serata, Buonasera a tutti, bentornato. ciao. Questa sera con Fabio riprendiamo un po' un argomento trattato già mesi fa, la distro di Linux IPFire, questa sera in modo molto più pratico, giusto? Quindi direi a questo punto, siete in tanti, vorrei capire quanti di voi seguiranno un po', sono curiosa, Fabio, quanti di voi seguiranno Fabio passo passo con la vostra magari macchina virtuale oppure chi seguirà tradizionalmente come un webinar. Vediamo un po' se qualcuno ci scrive in chat nel frattempo, intanto che aspettiamo l'ingresso dei tanti che si sono iscritti. Ok, perfetto, intanto vi saluto, vediamo se c'è qualcuno che ci dice come seguirà il webinar. Nel frattempo, perfetto, tanti seguiranno comunque nel modo più tradizionale. Per supportarvi meglio con questo tipo di workshop, utilizzeremo molto più spesso la chat. Quindi Fabio, puoi tranquillamente vedere la chat, rispondere, così almeno sarà molto più interattivo. Mentre per domande un po' più complesse, vi chiedo cortesemente, come sempre, di scrivere nella sezione domande. Se non ho altro da dire, io vi condivido comunque durante il webinar sempre il link del nostro canale YouTube dove troverete sempre la registrazione di questo webinar già da domani mattina. Bene, Fabio, io come sempre il mio dovere l'ho fatto, io ti Grazie, lascio. Buon workshop a tutti. Buona serata. buona serata a tutti quelli che sono entrati. Vedo molte persone. Sostanzialmente, questo appuntamento è una bambo, come se fosse una cosa a completare il webinar fatto un anno fa a giugno, che potrete già trovare su YouTube. Essendo comunque l'informatica un qualcosa di pratico, e quindi ecco, non dalla teoria si passa poi alla pratica. Perché utilizzo IPFire? Perché era un fork di PCOP, famosa distro Linux. Un attimo che condivido lo schermo. Distro Linux, che è stata dagli albori di Linux. E quindi poi ci sono state anche diverse distro orientate al firewall, monowall, PFSense in ambito BSD, FreeBSD o OpenSense, IPFire, essendo open source basato su Linux, sta sempre una distro abbastanza equilibrata, che mi ha sempre incuriosito perché ha una buonissima e grande comunità che rilascia anche uno dei aggiornamenti del sistema operativo annuo. Quindi non è la distro che uno installa e poi viene un po' abbandonato con una comunità residua, ma è qualcosa di veramente professionale. Quello che state vedendo qua è la home del sito IPFire, in cui sostanzialmente è uscito da poco l'ultimo aggiornamento, la 163, in cui c'è la possibilità sia di scaricare la ISO e sia di con i punti a forza di questa distribuzione, che poi dopo andremo a vedere. Quindi io per questo workshop ho dato un po' per scontato che molti di voi abbiano dalla sezione download scaricato la ISO immagine. La ISO la potete masterizzare su un CD o DVD vostro, o eventualmente metterlo sulla chiavetta con dei programmi appositi, e prendere un vecchio PC o qualsiasi PC che avete in casa con almeno due schede di rete, e installare questa distro, in cui nell'installazione non la farò vedere oggi perché dopo è scontato che l'avete installata, ma dico queste cose giusto per chi magari sta seguendo un workshop e ha seguito anche il webinar, ma non ha la macchina sotto mano. Insomma, è un'installazione molto facile, in cui si sceglie la lingua, sceglie la tastiera e fa tutto in automatico, e poi a un certo momento chiederà sia la password da mettere per il pannello amministrazione, che poi andremo a vedere, e sia la password di amministratore, che per utilizzare la riga di comando, perché comunque alla fine dell'installazione quello che abbiamo è la riga di comando del computer che stiamo installando la distro.
E poi ecco, verranno selezionate le reti, la red e la green, che sta per internet e per la rete LAN, in cui si dà l'indirizzo IP che ci serve, e poi alla fine dell'installazione indicherà: guarda che se vuoi andare ad amministrare il pannello amministrazione, devi andare sull'indirizzo IP del computer dalla parte LAN, quindi la parte green dei P-Fire, e ad indicarti e entrare nel pannello amministrazione. Io ho preso un computer che non utilizzavo in casa, nel laboratorio, e ho messo su questo è uno dei primi processori i5, mi sembra così, insomma, la prima generazione, in cui ho messo sostanzialmente due schede di rete aggiuntive, in cui la terza è stata quella integrata nel computer, in cui ecco, sono andato a creare questo router firewall. Nel pannello d'amministrazione, giusto per cioè, se qualsiasi cosa che potete scrivere, se c'è stata una sezione domande, io ogni tanto mi affaccio e vedo che se c'è stata qualche domanda specifica o nello specifico, insomma. Questo è il pannello d'amministrazione che vi dicevo. Allora, prima di entrare proprio sul workshop, volevo anche far vedere la pagina della sezione italiana di P-Fire, che si chiama P-Fire Italia, in cui faccio parte anche io, e c'è tutte le notizie riguardanti gli aggiornamenti. Allora, c'è stato Pierluigi che mi scrive che inserendo l'IP mi dà errore sul certificato. Ignoralo, beh, lo stesso, poi dirò se perché dà errore sul certificato. Pierluigi, è disponibile un nuovo aggiornamento. Comunque, ecco, questa è la community italiana, in cui c'è un attivo forum con delle guide, in cui per qualsiasi problema c'è chi gestisce il sito italiano, che sono 3-4 specialisti, in cui rispondono quasi nel giro di un giorno, insomma. Quindi assolutamente è un bel punto di riferimento se avete qualche problema. Questo è il sito che vi dicevo di P-Fire, in cui c'è anche la possibilità di comprare l'appliance già preinstallato, ma non è strettamente necessario. Non è che, come qualcuno mi ha fatto spesso delle domande, ma c'è una versione testing e una stable, così? No. La parte questa qui a pagamento è perché danno degli appliance di qualità che ho già preinstallato, ma uno lo può prendere e installare su qualsiasi computer a disposizione. Non è che la parte shop dà qualcosa in più dal punto di vista di software. Il sistema è sempre quello lì, insomma, sempre IP-Fire. Quindi, una volta che ho finito l'installazione, che ho riavviato storie simili, devo entrare sul pannello amministrazione, che devo sempre mettere per forza HTTPS, perché richiede una connessione criptografata, mettere l'indirizzo IP del nostro gateway, cioè la configurazione che abbiamo dato alla rete LAN. Nel mio caso ho dato la 5, ma giusto perché il mio provider mi dà la 1.1, e ho messo un router che utilizzo, che è dal 2, sono andato in sequenza, ho messo il 5, e chiamare sulla porta 444. Allora, per rispondere prima a Pierluigi, che mi diceva del problema del certificato, il certificato sarà sempre un problema, perché quando io, per esempio, ora sto da Firefox. Quando Firefox o Chrome va a pescare il certificato di P-Fire, non è un certificato pubblico, come se fosse la banca o il conto alle poste, eccetera, eccetera. Quindi il certificato ti dà giustamente come allarme: guarda che non è certificato pubblico, sei sicuro che vuoi entrare? Ma questo qui, questo è un, diciamo, che chiamavo una sorta di falso positivo, perché è un errore che, dato qualsiasi cosa noi installiamo in locale che ha l'HTTPS, che in cui non abbiamo utilizzato un certificato pubblico dato da un'indicazione. Quindi, insomma, ecco, non vi preoccupate. Appena entriamo, questa è la pagina principale. La pagina principale, essenzialmente, ecco, io l'ho acceso 4 ore fa, quindi mi dice lo stato di connessione, il traffico in entrata e in uscita che sta facendo in tempo reale, l'indirizzo IP che ha preso dal router. Quindi questo computer si è attaccato al router, che c'è l'indirizzo 192.168.2.1. E lui gli è stato dato come indirizzo pubblico 192.168.2.81. Hostname IP Fire, questo è il nome qua su, ma potete
potete mettere qualsiasi nome, e l'indirizzo LAN come sola 5 e DMZ, perché avevo un'altra terza scheda di rete, la 8.1, ma sostanzialmente questa tanto era già inclusa e l'ho messa giusto per fare delle prove. Se avete una scheda wifi, darà il colore blu in cui è possibile dare l'indirizzo della rete blu del wifi. Quindi questa è la pagina principale. Prima di entrare sugli altri menu, voglio finire di far vedere il primo menu a disposizione, c'è l'accesso SSH. Io l'ho abilitato sulla porta 22, quindi ho permesso tutto, posso fare anche per 15 minuti, 30 minuti, e mi permette da riga di comando di entrare sulla shell, che sarebbe quello che troviamo quando avviamo la macchina e abbiamo attaccato magari il monitor sul computer, e sostanzialmente ti dà la possibilità di loggarti con username e password. Poi sono i settaggi della GUI, qui sono per la lingua. E poi una cosa molto molto carina che ha iniziato da qualche anno a sta parte è la sezione dell'hardware vulnerability. Sappiamo, o spero, insomma, che avete sentito che da qualche anno l'Intel è affetta a problemi legati a Spectre e Meltdown. Sono quei due problemi che leggono proprio un discorso hardware, e da diverse versioni in avanti i P-Fire, data la vulnerabilità o il problema di quel chip specifico, cerca di mitigare o comunque sistemare quei problemi dal punto di vista hardware. Questo qua, come vi dicevo, è un computer un po' vecchietto, però ecco, riesce a mitigare e questi problemi più recenti, ovviamente essendo un processore un po' datato, non è affetto, ma tutto ciò che è affetto cerca di mitigare e di limitare il problema di vulnerabilità. Questo qua, per esempio, Fallout Zombie Load non riesce, e quindi me lo segna come rosso, come un problema. Giusto, tutto questo per dire che il P-Fire non è la distro un po' tipo Cortellino Svizzero, in cui è stato preso Linux, ci sono stati schiaffati dei programmi che risolvono problemi di sicurezza informatica, è fatta la distro, ma è proprio un progetto in cui viene anche rivisto anche il kernel. Poi vedremo che è patchato con JRSSec per evitare i buffer overflow, quindi c'è proprio tutto il lavoro maniacale orientato alla sicurezza informatica. Fabio, scusami, Dimmi. puoi zoomare un po' perché qualcuno lo vede un po' male, poco nitido, ma vorrei anche Ecco. un po'. Ok, grazie. Quindi questo è il primo menu, poi c'è la possibilità di spegnere, riavviare e informazioni sul sistema. Questa è la prima volta che a fine dell'installazione potete andare qua e inviare il vostro profilo al progetto, giusto per indicare che cioè, a loro cosa serve sostanzialmente? È una sorta di censimento per dire: guarda, che la maggior parte delle persone stanno utilizzando un x86 64 bit, la famiglia del processore, e poi tutte queste informazioni che aiutano un po'. Ecco, il mio è un i5 di prima generazione, lo vediamo da qua, e in cui ecco, aiuta a qual è l'hardware più usato e quale priorità dare se c'è qualche problema, perché nella sezione download non c'era solo per scaricare solo per 64 bit, ma anche per ARM, per altri tipi di architettura. Quindi ecco, giusto per sondare come censimento qual è l'hardware più usato e solito come firewall associato a IPFire. Poi, menu stato. Allora, il sistema, c'è questo grafico che mi permette di tenere sotto controllo l'utilizzo della CPU in base a anno, mese, giorno. L'ho acceso oggi, quindi non c'è molto. Ecco, questo è il peso della CPU. E quindi ecco,
La cosa carina è che il pannello amministrazione ti permette anche di tenere sott'occhio tutte queste cose qua, in cui sostanzialmente questo è quello che fa anche un router, ma il router che noi compriamo dai classici vendor o quelli del provider o anche router costosi, magari non hanno queste cose qua, e qui, essendo un progetto open source, abbiamo molte informazioni. Questo è il grafico della memoria utilizzata, ecco la percentuale e la swap, e poi i servizi. Questi sono i servizi base che trovate già installati con il pfire, e poi ci sono degli add-on, dei servizi aggiuntivi. In questo caso qua ho questi servizi avviati, sono verdi, e poi ecco, il server NTP non l'ho avviato, e la VPN ancora non è stata creata, quindi è ferma. E poi ecco, ci sono il grafico dell'utilizzo in base ai giorni, giusto, serve anche a voi per monitorare se l'hardware che state utilizzando per il firewall è idoneo a quello che state facendo oppure no. Un'altra cosa carina è informazioni sull'hard disk, anche perché potete anche aggiungere hard disk secondari da condividere sulla rete. Ovviamente c'è il traffico della rete interna, rete esterna. E poi ecco le statistiche per quanto riguarda la VPN. Ora qui non c'è niente perché ancora non l'ho abilitata. SDA sta per l'hard disk. Io qui ho messo un hard disk meccanico, quindi nulla di straperformante, e giusto fare delle prove. E poi c'è l'entropia. L'entropia è ecco, il generatore di random di numeri che serve l'entropia serve per aumentare la complessità di un sistema informatico, quindi quando creerà il certificato per la VPN o tutte queste cose qua, diciamo che sarà più complesso rispetto a un computer che ha poca entropia. Ma non voglio entrare troppo nel merito. Qui sono tutte le connessioni in entrata e in uscita, contando dei country, perché poi vedremo che si può bloccare anche per nazioni. Quello che si può fare. Questo sostanzialmente da questo computer ho agganciato un hotspot in cui è stato messo in bridge, e mi sono connesso ora io dal portatile per navigare. Quindi stato connessioni, traffico di rete e MD-STAT, che non c'è nulla perché non c'è il discorso del write. Allora, queste sono le zone che eventualmente si possono anche riconfigurare. Non è che se uno nell'installazione ha installato qualcosa o ha messo dei settaggi, dopo deve ristallare tutto a capo. Qua si può ridistinguere le zone red e green. Sostanzialmente il red è sempre associato a qualcosa di pericoloso, rosso, attenzione, quindi di solito viene sempre associata alla WAN, cioè all'indirizzo MAC address della scheda che noi utilizziamo per prendere dal cavetto che sta agganciato al router del nostro provider. La green, che di solito viene sempre identificato come la LAN, quindi è tramite la green che posso entrare nel pannello amministrazione, orange o blu, come dicevo prima, è possibile anche mettere blu per mettere, non so, se si installa delle schede Wi-Fi supportate da IPFire, è possibile insomma, fare una sorta di access point in cui c'è cioè proprio sul pannello, in base a. Faccio un esempio: se diamo la password alle persone che si devono connettere al device, nostro IPFire si connetterà, ma non potrà navigare finché dal pannello amministrazione non vado a confermare quel MAC address che può navigare, un po' come succede sui scenari classici dell'hotel in cui ti hanno la password, ma devono dalla reception bloccare o abilitare in base a se uno pernotta o no. E poi l'orange, che può essere messa sia in bridge con la green, sia fare una rete separata come se fosse un'altra sottorete simile a green.
Domain name system, questo è dove mettiamo i server DNS per andare a comunicare fuori. La cosa carina è che possiamo mettere anche indirizzi HTTPS, insomma, che hanno il certificato. Io qua in questo momento ho messo 1.0.0.1 come primario, che sarebbe i DNS che sono in Australia, Cloudflare. E poi ho messo 999 che è della Svizzera, il quad 9. Posso fare anche il check dei server e mi dice guarda che sono tutti ok. Il secondo è una sorta di falso, nel senso che è broken perché il 2.1 non è altro che il router in cui sta agganciato questo computer che non essendo un server DNS mi ha errori, però perché prende a sua volta i DNS dal router del provider. C'è la possibilità di installare un proxy web sia trasparente e quindi ecco io in questo caso qua ho abilitato il green, quindi qui non avete la sponda, la dovete mettere, abilitare su green, abilitare trasparente, significa che non chiede un username e password o qualcosa per andare su internet, quindi per chi utilizza i computer dalla parte green non si accorge niente, insomma. Del proxy, porta default 3128 di qualsiasi proxy di solito, l'hostname è visibile e poi ecco la possibilità di messaggi errori se voglio più fire oppure standard o la lingua specifica. Poi adesso non vi dico altro perché poi ci ritorniamo, è la possibilità di dire quanta memoria devo utilizzare questa cache proxy. Il proxy, per chi non lo sa, è un sistema di cache dei siti internet, quindi sostanzialmente un esempio concreto è questo qua. Mettiamo che io faccio parte della rete green, vado sul sito www.google.it e che fa? Il mio computer chiede al firewall, al router IPFire lo chiede, va a prendere la pagina, la scarica e poi me la ridà. Se un'altra persona chiede Google, la cache, il proxy, non fa altro che dire ha già la memoria, questa pagina che richiedi già ce l'ho in memoria, te la do subito senza stare a riscaricare. Quindi sostanzialmente il proxy serve anche per velocizzare la navigazione su internet. Poi adesso qua ho messo delle esclusioni, quindi non mi cacheare google.it, DuckDuckGo, l'ho messo su giusto per questo workshop, quindi ecco, ho messo delle cose giusto co come esempio. Poi una volta configurate queste cose qua, si riavvia e posso scegliere anche la possibilità di far navigare in giorni specifici e limitare anche la banda, eventualmente. Ora qui c'è solo green perché questo qua si configura per la LAN e LAN di solito è green e quindi ecco abilitare anche l'update accelerator. Allora ci sono un sacco di cose carine su questo IPFire, ma Maria Luce mi ha detto più che altro di concentrarmi su degli scenari papabili in modo che da come fare degli esempi di configurazione per gli utilizzi tipici. Quindi partiamo dalla piccola azienda, insomma, dal libero professionista, poco più, barra casa, ecco. Per ambito casalingo e per piccoli uffici, basta che uno ha finito di installare IPFire, abilita il proxy, quindi appena finito va su proxy web, abilita queste due in modo da avere il web proxy e diciamo che già è a buon punto e poi ecco, può configurare il DHCP server. Il DHCP server non è altro che quella range di numeri in cui quando qualcuno si connette alla rete LAN, quale indirizzo automatico gli viene dato al dispositivo? Quindi sostanzialmente qua io ho detto a IPFire scegli un numero che va dal 2 a 249, perché l'indirizzo 5.1 già sta utilizzato dall'interfaccia web della
green del firewall, 255 non si può mettere e ho messo 249 in modo che se qualcuno vuole mettere degli indirizzi fissi, magari con la stampante o se avete un NAS, potete mettere degli indirizzi fissi oppure farli assegnare in automatico. E poi qua giù poter dire, ecco, aggiungi l'indirizzo fisso per quel device, ma in base a quel MAC address, in modo che ogni volta che si spegne o si accende il dispositivo o anche il router, verrà sempre quel device assegnato quell'indirizzo IP. Perché questo? Perché se ho un NAS in cui viene configurata la cartella o qualche collegamento, a quell'indirizzo IP specifico, devo sempre trovarlo a quell'indirizzo lì specifico. Non è che può cambiare ogni volta mi tocca andarlo a cercare qual è l'indirizzo nuovo. Anche se di solito i router, quando gli assegna un indirizzo, più o meno gli mantiene quello. Però, insomma, ecco, dal punto di vista sistemistico, di solito se una risorsa deve essere sempre reperibile e è gestita dalla rete, di solito si dà l'indirizzo fisso. E quindi, ecco, magari si riserva uno spazio per indirizzi fissi e un altro spazio per indirizzi DHCP, dopo in base alla configurazione. Questo è il tempo massimo release 120. Questo default non ho toccato nulla. Sostanzialmente è il tempo in cui, dopo quanto tempo va a interrogare il server DNS per dire: ma sono ancora connesso? Cioè, sei ancora connesso? Insomma, oppure il tuo indirizzo IP lo do a qualcun altro, ecco. E poi ecco, il DNS primario e il DNS secondario. Sostanzialmente chi si connette, ora facciamo finta che io connetto il mio cellulare al firewall, quindi attraverso il router Wi-Fi che ho messo in modalità hotspot bridge, gli darà come DNS 99, il quad 9 e come secondario questo qua. Se ho un server DNS interno, si dà un server DNS interno perché magari ci sta qualche filtraggio aggiuntivo così. Però ecco, di solito siamo noi che possiamo dire, invece di prendere quelli del Telecom, Fastweb, quelli già italiani, mette qualcosa con qualche proprietà in più. Spesso nelle aziende metto anche gli Open DNS, in cui c'è proprio la sezione Family, in cui va a filtrare un sacco di sporcizia che magari uno potrebbe prendere. Quindi la butto là, anche per ambito di casa, potrebbe essere tattico, metto come primario il 208.67.222.123, in cui sono gli Open DNS per la famiglia. E quindi questo qua, poi su una piccolo ufficio così, oltre a mettere questo qua, non metterei oltre, se non tra le opzioni delle regole del firewall, qui si possono creare se c'è bisogno di qualche port forwarding, i gruppi, ma non serve, è una piccola azienda, e le opzioni firewall sono. Cioè, di solito vengono tutti lasciati di default e l'unica cosa che eventualmente potete andare a togliere sono i protocolli peer-to-peer. Quindi, se insomma, avete i bambini o non gradite che c'è il dipendente o la piccola che si mette a scaricarle con peer-to-peer, ecco, basta togliere queste sponde e si va a bloccare tutti questi i programmi che torrent che vanno a consumare bando, sostanzialmente è solo quello lì il problema. Quindi poi alla fine ogni tanto c'è proprio la sezione Packfire che è il posto in cui si va a aggiornare i pacchetti e si va a aggiornare il sistema operativo. Quindi basta cliccare su aggiorna le liste e lui non fa altro che interrogare il server di Packfire, andare a vedere se c'è una nuova release o dei pacchetti nuovi da aggiornare e poi eventualmente, ecco, per esempio questo l'ho installato stamattina e già mi dice, guarda, è uscita la nuova versione, core update, quindi stiamo parlando del sistema operativo che sta in aggiornamento, a 163, ora è a 164, che è l'ultima, e c'è un pacchetto che si chiama Glamov, che c'è stata una nuova release. Basta cliccare qui, upgrade, e va a aggiornare queste cose qua. Adesso non lo faccio perché dopo mi richiede anche il riavvio dato per core, molto probabilmente. E qua sono tutti i pacchetti disponibili che si possono selezionare e installare con il più. E poi me lo ritrovo in questa lista qua.
Prima vi dicevo che avevo abilitato anche l'SSH, quindi sistema accesso SSH. Questo significa che se prendo il mio terminale e faccio una connessione SSH, l'utente è root, mentre l'utente per il panel amministrazione è admin, chiocciola 192.168.5.1, che è il mio indirizzo del Keepifier, mi va a connettere, mi chiede la password. E quindi sono loggato. Sono loggato e essendo da linea di comando, quello che vado a lanciare da Packfire, sostanzialmente lo posso fare anche da linea di comando lanciando il Packfire update, e fa la stessa cosa del comando qua su. E adesso posso fare anche upgrade, ma non lo faccio, altrimenti dopo mi tocca aggiornare queste cose qua. Tutto quello che vado a installare qua, se so già il nome, lo posso installare anche da riga di comando. C'è la possibilità anche di lasciare, cioè, decidere dei repository più o meno aggiornati. Io di solito si tiene sempre lo stable, perché comunque per lavorare, comunque per essere una cosa affidabile, sì. A meno che non avete un Keepifier giusto per smanettare boda nerd e così sperimentatori, allora potete usare la versione unstable o testing. Quindi io qui adesso ho installato htop e iftop, li vado a lanciare da riga di comando, quindi è come se sono attaccato con il monitor al computer, in cui htop l'ho fatto vedere anche sul webinar riguardante Linux, non è altro che una sorta di task manager come fosse quello di Windows, però da riga di comando, con un po' di colori, in cui mi dice: guarda che c'hai questi core. Questo è l'utilizzo che sta facendo attualmente, la memoria RAM in base a quando è stata utilizzata, e poi la swap, e poi ecco tutti i processi in esecuzione, e con tanto di bit, e quanto sta consumando di RAM e di CPU. Finito questo, adesso lancio un altro comando, ma giusto per farvi vedere, io top, e qua sostanzialmente è boh, come se fosse task manager, ma mi dice le informazioni della lettura del disco. Quindi ecco, potrebbe servire, insomma, per vedere se il nostro computer è sufficiente. Questo è una cosa da riga di comando per controllare il traffico in contemporanea, quindi il 281 sono i è un computer è un computer, insomma, che sta interrogando questi indirizzi IP. 10.4.9 sono i DNS, quindi ecco, c'è questa interconnessione in cui posso guardare in tempo reale cosa sta succedendo. Allora, questo era giusto per farvi vedere, in cui si può mettere su un sistema firewall con una distro molto semplicissima, tutto in italiano, e si legge tranquillamente. Ecco, alla fine le cose da aggiornare e interagire, insomma, sono quelle abbastanza facilmente. Quindi ecco, per un ambiente casalingo così, già bello che è fatto. Se invece qualcuno lavora su un'azienda come sistemista, comunque come persona, insomma, che ha fatto il perito, insomma, comunque si occupa anche della sicurezza aziendale, può anche prendere in considerazione di utilizzare il sistema antintrusione, Intrusion Detection System. Questo qua sostanzialmente è come se fosse una guardia giurata che è all'entrata di una fabbrica e dice: tu puoi entrare, tu non puoi entrare, ma ha anche, ma anche in mente tutti gli attacchi informatici fatti finora. Quindi sostanzialmente il Keepifier ci permette anche di abilitare Intrusion Prevention System oppure Monitor Traffic Only, perché un sistema di intrusione può essere messo come invasivo, nel senso che se c'è qualcosa di strano va a bloccare quella connessione, oppure monitoraggio solo il traffico e basta. Io in questo caso qua l'ho messo in ascolto sulla porta WAN della rossa, e io ho lasciato che si aggiornasse ogni settimana,
posso mettere anche ogni giorno, ma ogni giorno non è che esce. E poi scegliere diverse regole da andare a prendere. Io ho lasciato Emerging Trade, che è la comunità in cui, ecco, quindi ogni settimana si va a scaricare queste regole che le ritrovo qua giù e posso andarle a abilitare. Quindi sostanzialmente vedete che può fare un sacco comodo, perché comunque già stanno per evitare i denial of service, gli exploit, i kit per fare gli exploit, poi malware, NetBIOS, il mobile, malware per il mobile. Quindi se ho la rete wifi dietro l'IPFire, mi va a mitigare, comunque va a bloccare anche tutti gli accessi questi qua. Per ogni di questa riga c'è la possibilità di vedere e abilitare ulteriori regole. Perché io ho detto che questo qua è solo per chi c'ha il sistemista o comunque lavora attivamente dentro un'azienda anche dal punto di vista tecnico, perché ci possono essere dei falsi positivi. Quindi per farvi vedere dei falsi positivi basta andare sul firewall, ecco, IDS log, che sono i log, qui c'è la sezione log e sono tutti in base al firewall, al proxy, a tutte le volte che ci siamo connessi tramite VPN. Io ho messo il log dell'IDS IPS. E sostanzialmente mi va a segnalare tutti i tentativi strani di connessione, però anche qua, siccome che ho abilitato il DNS di controllo, mi va a dare anche dei falsi positivi. Quindi sono io che vado a controllare se veramente è qualcosa preoccupante o è giusto per. Perché, per esempio, sul log del firewall io troverò un sacco di drop input, sarebbe dei pacchetti, connessioni droppate, cioè chiuse, solo perché il gateway a monte, sulla parte red, quindi interfaccia red, ogni tanto, avendo il server di HTTP, va a inondare di pacchetti per dire: ma c'è qualcuno che si connette, qualcuno si connette, si connette, così, chiamando il broadcast 2555, e quindi il firewall di base li va a droppare, nel senso che è una regola che li va a stoppare, insomma, ecco, non, perché tanto non serve, e quindi viene identificato come se fosse un semi-problema, insomma, ecco. Poi queste qua vanno a richiedere delle richieste NetBIOS. NetBIOS sostanzialmente è tutto quello che è legato alla condivisione di Windows. Quindi se quando voi cercate su Windows, sulla rete, ci sono nuovi dispositivi, nuove condivisioni, delle cartelle, altro che va a interrogare tutta la rete se c'è qualcuno che sta in ascolto, che c'è servizio attivo, che si chiama NetBIOS o per ambiente Unix Samba. E quindi, ecco, l'ha bloccato perché non gli interessa, ecco, perché comunque fa parte di una rete che è fuori dalla rossa, perché il numero interno della LAN è il 5, non è il 2. E adesso leggiamo qualche domanda, giusto per. Allora, inizio la prima in basso, giusto, Maria Luce? Sì, O la come, sì. Allora, leggo la prima. Valentino, che funzione svolge questa distro anche con due schede in LAN? Grazie. Questa distro ha la funzione firewall. Sostanzialmente questo qua è un router firewall, perché il mio indirizzo che vediamo sul sistema, il mio indirizzo della WAN è la 281, il mio indirizzo della WAN della LAN è 5.1, quindi sostanzialmente io dalla parte WAN alla parte LAN, dalla LAN alla red, che sarebbe la WAN, ho una sottorete tagliata da un computer che fa da router e firewall il sistema antintrusione. Cioè, quindi andando a abilitare tutte le regole, adesso per esempio io quei problemi che mi dava prima sul DNS, perché è abilitato questo qua, abilitato. Se non mi ricordo questi, quella che andavo a segnalare i DNS. Comunque, questi sono tutti, per esempio, questi qui sono i WORM, Ethernet, SQL, SCADA, tacchi phishing. Cioè, che succede? Che, allora, come dicevo prima, questo è come se fosse una guardia giurata che è all'entrata di un negozio, in cui no, il firewall è come se fosse una persona che dice: tu entri, tu no, tu sì, tu no, tu sì, tu no, e controlla solo dal punto di vista di indirizzi IP, principalmente. Il sistema di intrusione non ha non già, c'ha in più che, adesso prendo una a caso, CoinMiner ha
tutti gli attacchi fino adesso fatti per minare i coin, quindi delle criptovalute, delle monete virtuali, e se durante la connessione da internet alla rete LAN qualcosa dall'interno all'esterno o viceversa cerca di fare queste minazioni di criptovalute, lo va a bloccare. Quindi ogni connessione viene controllata da tutte queste regole. Tutto questo qua c'è un motore che si chiama Snort, e ora c'è sta Suricata, che è un altro sistema di intrusione, e quindi di solito il PS, il DS viene fatto con Snort o con Suricata, che è un sistema un po' più evoluto, più moderno. Tutto questo qua è tutto open source, è tutto completamente gratuito a disposizione. Sappiate che tutto quello che vi dà IPFire dovreste pagarlo un sacco di soldi per vendor di proprietà, quindi, di Appian, che fanno appositamente questo qua. E quindi ora io in questo caso qua ho fatto IPFire, ho abilitato IPS sulla red, in modo da, perché dopo, cioè, ci possono essere anche altri falsi positivi, per esempio tra l'orange e il green posso anche abilitarlo. Però il fatto è che se devo passare qualcosa dall'orange al verde, magari viene bloccato perché è una connessione non legittima. E quindi, cioè, ecco, come tutti i tool, come tutti questi programmi open source, non è che uno installa e poi non ci pensa più. Più vai a inserire plugin, più emetti servizi, e più c'è anche da un po' configurarli, perché loro ti danno delle configurazioni generiche, però se dopo te che devi mettere i falsi positivi o escludere, oppure che so, ecco, mettiamo, cioè, perché per esempio qua abilitando tutto, perché se uno pensa io le abilito tutte le regole così sto uno strasicurissimo e sto a posto, però può essere che quando accedi sulla banca non ti fa accedere perché magari c'è qualcosa che va a bloccare, oppure se per esempio uno utilizza questi programmi di assistenza remota magari te li blocca, non riesce ad utilizzare perché qua lo vedi come fosse una cosa di connessione remota pericolosa, e invece ecco, la devi poter fare, insomma, ecco. Vado alla seconda domanda. È simile con pfSense, questo si chiama Oleksandr. Sì, è uguale a pfSense, solo che pfSense è fatto sulla base di FreeBSD, che è BSD e Unix, e invece IPFire è basato su Linux. Qual è la differenza? È che io preferisco IPFire perché pfSense è un po' più selettivo nel supporto hardware delle schede, e invece IPFire, puoi capire anche te che essendo Linux sicuramente ha molto più supporto per chi non ha un Appliant professionale, sicuramente ha più supporto hardware anche per le schede wifi, anche per le schede di rete, quindi diciamo da meno un po' problemi. A parte questo, diciamo che il IPFire io vorrei mettergli qualche voto in più rispetto a pfSense, perché è una bella comunità e, ripeto, non è il Linux preso nudo e crudo con dei programmi aggiuntivi, ma anche il kernel viene lavorato dentro per far sì che ci sia sempre più hardening per questo punto di forza, che è proprio questo, il firewall e il router. Quindi per me c'è un qualcosa in più rispetto a pfSense. Nulla, cioè, pfSense sembra un progetto buono, addirittura c'è anche un fork che si chiama OBN Sense, però ecco, Linux open source sostanzialmente è sempre il posto in cui c'è più plugin, più cose da installare, più insomma, fa più cose, insomma, ecco. Se invece ti serve una cosa basilare, ecco, pfSense può anche andare bene, però magari non c'ha gli stessi pacchetti che c'ha IPFire. Ne leggo un'altra. Andrea, ma è un firewall stateless o stateful? A che livello si lavora? Allora, sostanzialmente IPFire lo puoi far lavorare a quello che ti interessa a te, perché tu puoi fare sia il firewall base, in cui metti solo delle regole del firewall, adesso te le faccio vedere. Andrea, fai la nuova regola, metti cosa vuoi dare. Di solito, ecco, per l'utilizzo, io sono partito con l'esempio dell'utilizzo del piccolo ufficio o casa, quindi al massimo dovrai aprire qualche porta, porto forwarding, metti il sorgente, qui sono già direttamente il firewall, il rosso, perché magari sei agganciato con Telecom, se faccio un esempio, metti il sorgente, il tuo router del provider,
e metti destinazione la parte green, verde, adesso mi chiede di più perché ho anche l'orange, in cui metti accetta, e qui ci puoi mettere, non so, connessione, VPN in entrata. Quindi una volta che hai configurato il tuo router IPFire, cioè su IPFire farà il passaparola, passatemi questo termine per i non addetti ai lavori, dal rosso al verde, in cui far passare quella connessione. E ovviamente si mette accetta, si segna il commento della riga e poi ce l'abbiamo a disposizione. Poi un'altra domanda che mi faceva sempre Andrea è: Orange come da bridge cosa fa? Allora, io non l'ho l'Orange non l'ho usato perché l'ho installato giusto per fare questo esempio qua. Comunque sì, puoi mettere anche, io l'avevo messo Orange perché volevo fare delle prove mettendo come bridge. Sostanzialmente l'Orange su Zone Configuration lo puoi mettere in bridge, oppure assegnare una scheda di rete, quindi guarda, se faccio default la metto nativa qua sulla terza che non è utilizzata, in pratica è proprio una scheda di rete. Se la metti in bridge con la verde, qui, sostanzialmente hai sull'orange puoi agganciare, non so, un access point o uno switch, tale per cui prenderai gli stessi indirizzi IP della green, quindi è come se virtualmente l'orange sia attaccata con un cavetto direttamente alla green. Questa è una cosa che si fa quando devi agganciare due reti e non vuoi che faccia un'altra sottorete, altrimenti devi configurare i wifi e storie simili. Per esempio, adesso so, te la butto là, Andrea, sull'Orange puoi mettere un access point in cui è in bridge con il green, che significa che tutti gli indirizzi IP del router hotspot che viene agganciato all'Orange saranno indirizzi IP della green. Oppure, so, a me mi era capitato un'azienda che doveva mantenere lo stesso indirizzo IP tra l'orange e il red, perché ormai era tutto configurato con l'indirizzo IP del provider che era 192.168.1.1 e non poteva permettersi questa zona qua di avere un'altra sottorete, altrimenti c'era da riconfigurare tutte le cose. Quindi mettendo in bridge l'orange con il red, sostanzialmente l'orange andava. Gli veniva assegnato come se fosse un cavetto virtuale agganciato direttamente al Red, e quindi come se fosse in ascolto della WAN, quindi prenderebbe l'indirizzo IP del router del provider. E la green invece è proprio una sottorete staccata che si fa gli affari suoi e c'è la possibilità di amministrare il pannello amministrazione. Insomma, adesso ti butto là dei scenari perché comunque il bridge non è sempre utilizzato, anzi è raro utilizzarlo, però può anche far comodo per agganciare due segmenti di rete separati, come se fosse agganciato, come se fosse attaccato a una cosa unica. Poi, quindi più o meno abbiamo detto questo, l'utilizzo di uno scenario tipico, insomma, della piccola azienda, del piccolo ufficio, anche per casa. Invece per chi, come dicevo, ha un sistemista oppure ha voglia, insomma, di metterci le mani e configurare per bene, perché vuole dedicarci più attenzione, c'è questo discorso dell'IPS, IDS, in cui io lo dico perché poi dopo esce fuori un sacco di falsi positivi, ogni anno va a bloccare delle cose, in cui ogni volta se qualcosa non va bisogna andare a vedere sul ID log o del firewall e poi andare a vedere la regola e andare a ritornare su il sistema di intrusione a levare la spunta o comunque aprire una di queste tendine e togliere quella voce particolare che dà fastidio. Quindi è una cosa che c'è da dedicarsi. Una cosa molto 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 carina, anche perché io sono un volontario del progetto Tor, è il fatto che su Pacfire c'è la possibilità di installare anche Tor. Io l'ho già installato, il pacchetto Tor, tale per cui mi permette di avere il pannello amministrazione di Tor, in cui tutti i computer della rete LAN può essere configurato, quindi può essere configurato come punto di riferimento il mio IPFire per entrare nel circuito Tor, senza che installo Tor sul mio computer. Quindi ho il mio Firefox, adesso faccio un esempio,
lo configuro con i SOX porta 90-50, quella classica di Tor, anzi, lo faccio anche subito, abilito Tor. Qui posso scegliere anche il nodo di uscita della nazione che mi interessa a me e eventualmente la banda da dare. Io non tocco niente, lascio tutto default, abilito solo il Tor e quindi vado a fare il salva. Se tutto è andato a buon fine, si è avviato e sullo stato dei servizi, quindi stato servizi in esecuzione, andrò a avere Tor avviato. Il PID è qualcosa che viene generato in automatico, in cui di solito è in maniera crescente e quando sta consumando. Quindi attualmente io dalla mia rete LAN, se configuro qualsiasi browser con l'indirizzo Tor dell'IP Fire, mi strada direttamente sul pacchetto Tor. C'è la possibilità anche di mettere Tor Relay, ma Tor Relay implica anche di aprire delle porte sul router. Se io voglio contribuire a mettere su un relay per aumentare la complessità della rete Tor. Comunque, oltre a questo qua, prima sul proxy web vi faccio vedere anche, vi faccio vedere che c'è la possibilità di mettere Squid Cloud, scusate. Io l'ho abilitato, l'ho preso da Packfire qua, in cui c'è proprio il pacchetto in cui l'ho installato, si chiama Cloud. E sostanzialmente Clamav è un antivirus, l'unico antivirus open source che non ha la versione a pagamento e è multipiattaforma. Quindi Clamav o ClamWin per Windows, c'è anche sia per Mac, sia per Linux, sia per BSD, è un antivirus. E applicato a Squid, io sostanzialmente ho, vi ricordate che proxy web significa anche cache della memoria delle pagine web, sostanzialmente con Squid Clamav mi va a controllare anche la scansione antivirus prima di scaricare qualcosa in locale. Quindi vedete che piano piano, se uno vuole, può anzi acquistare strumenti per fare una sorta di hardening, di rafforzo della sicurezza informatica di tutte le connessioni in entrata e in uscita. Poi tra i servizi c'è l'update accelerator che aumenta la possibilità di velocizzare il caricamento di più connessioni e poi il Captive Portal, che adesso non sto qui a far vedere, comunque sostanzialmente è quando come sugli Atenei o volete fare una sorta di identificazione delle credenziali in cui viene dato username e password per navigare, sotto si faceva all'ERSU o negli alloggi universitari in cui c'è una pagina benvenuto e quindi qui si può caricare, giusto per avere una sorta di autenticazione. Schedulazione e connessione mi permette anche di dire disconnetti da questa ora, devi dare solo la possibilità di connettersi a quelle ore specifiche, quindi magari potrebbe essere anche una cosa tattica per l'ufficio o per l'azienda, i sabato domenica che magari non lavorano, disabilitarlo onde evitare che ci può essere anche qualche attacco o qualche connessione non permessa attraverso il wifi, non so, adesso butto là degli scenari papabili. Poi edit host. Inoltre DNS, quindi sono tutte cose che sotto non vengono utilizzate, Wake on LAN, segna MAC address e poi ecco, OpenVPN. OpenVPN è quando ci serve la connessione da casa o per l'azienda che vogliono lavorare. Sostanzialmente qui si va a abilitare sul RED il server VPN. Si va a creare le opzioni so, si mette client to client, qui si mette il dominio, DNS, no, bla bla bla, e poi si salva. Non va altro che mettersi in ascolto sulla RED il server VPN, in cui una volta fatto questo qua, scelto anche i bit, l'algoritmo, l'encryption, ci sono diverse modalità, di solito lo lascio sempre tutto base. Si va a generare il certificato, ci vuole un pochetto, andrà a generare questo certificato, tale per cui già vi dà il file da scaricare e da dare in pasto a OpenVPN per connettersi all'azienda. Io lo utilizzo molto in ambito aziendale, ricordatevi che il PFire lo mettete sul PC.
su un PC, insomma, con due schede rete, con un server dove volete voi, e quindi dovete anche a vostra volta aprire sul router del provider che vi dà la connessione la porta OpenVPN presso il computer, questo qua, in cui ecco c'è proprio scritto, indicata la porta di destinazione 1194. Quindi sostanzialmente mettiamo che ho provider Telecom, andrò sul router a fare port forwarding e port mapping. E dire tutti quelli che mi chiamano da internet verso la porta destinazione 1194, me li devi passare all'indirizzo IP 1. Eccoci Allora, Fabio, ci sì. sei? Ok, si è un Sì. po' bloccato il tutto. Ok, adesso ti Sì, infatti sentiamo. stavo a leggere, mi ero preoccupato. Allora, andiamo avanti con qualche altro programma. Sì, qualche altra domanda. Allora, oddio, mi sono un po' perso. Allora, Valentino, come si fa poi a decidere quale bloccare e quale consentire delle regole? Grazie. Allora, Valentino, forse l'avevo scritta prima che lo dicesse. Allora, basta, allora, qualsiasi cosa che viene bloccato. Adesso ti faccio un esempio concreto. Mettiamo che io adesso apro un programma IRC, una sessione IRC per una chat, e non mi connette al server e mi dice che è bloccato, non riesce a comunicare. E andrò a vedere se ho il P-File, perché sicuramente ma mi ha bloccato qualcosa, l'IDS log o il firewall, e andrò a vedere se mi è stato droppato quell'indirizzo IP o quel protocollo. Quindi qui va indirizzo IP. E cosa andrà a fare? Allora, se è una regola del detection system, se non mi serve la posso anche togliere, perché oppure non faccio altro che creare una regola interna, quindi regola del firewall, in cui vado a dire guarda che io che vengo dalla verde e voglio andare a finire sull'indirizzo IP specifico del server IRC, per esempio, faccio un esempio, il protocollo qua posso anche lasciare tutto, ci metti ok IRC, e quindi qua metterai che quando qualcuno della parte LAN va a fare una connessione sulla red non verrà bloccato, perché già la regola del firewall mi permette di oltrepassare il firewall e non essere bloccato per quella connessione a quell'indirizzo IP che mi serve a me. Poi, Nicola, come su iOS di Cisco esistono delle restriction rules, cioè restrizioni di factory default, come ad esempio il deny all che vi passa tutte le regole successive fino alla fine. Sì, c'è Nicola, e basta giocare con le regole del firewall. E poi comunque volevo fare... è pittevole, ecco. E poi ecco, hai questa schermata qua che fa un po' il sunto dell'input e delle connessioni, cosa è permesso e cosa non è permesso. Poi un'altra cosa carina, ecco il Blue Access, che vi parlavo prima, perché se avevo io, per esempio, ora una scheda wifi, potevo connetterla e configurare come scheda di rete, una scheda per dare access point, insomma, come se fosse anche un router wifi wireless. Poi una cosa carina è che è possibile anche bloccare per localizzazione. Quindi mettiamo che tutti quelli che mi chiamano dalla One e tutti quelli che sono della Green non voglio che vanno sui siti degli Emirati Arabi. Adesso faccio un esempio, che è il primo che mi capita. Allora, perché c'è troppa sabbia? Ecco. Allora, che faccio? Vado ad abilitare la location block, vado a mettere Emirati Arabi e poi vado a salvare. Qui sono tutte le nazioni, vado a salvare. C'è scritto anche qua incoming traffic dalle nazioni, insomma, che ho messo la sponda, sarà bloccato. Vado a fare il salva e quindi ecco, non potrò fare connessioni verso gli Emirati o gli Emirati verso me. Questa è una cosa molto molto carina, perché se voi avete la vostra azienda in cui di solito parla solo con l'Europa, perché potete anche evitare che connessioni illegittime da nazioni che tanto non vi servono. Occhio per chi ha le VPN, che magari sembra VPN da quel paese o quel particolare
che magari ha un commerciale oppure qualche connessione, ecco, di non, che va in giro per il mondo, di non chiudere la nazione da dove si connette provvisoriamente. Quindi ecco, è una cosa carina in cui si va a bloccare anche per nazioni. Tutto questo qua, adesso io per esempio ho cliccato, andrò sempre a vedere su servizi in cui ho le cose avviate e poi ovviamente aumenterà sia le richieste di RAM e l'utilizzo della CPU, quindi quello che andate a prendere dopo ve li ritrovate. Ecco, qui comunque sono tutti i monitoraggio delle connessioni, green, quindi cosa sta chiamando, qual è la porta che ha chiamato e la nazione che, ecco, io sono andato a alcuni siti, prima ho fatto delle prove anche su YouTube dei siti streaming, e quindi ecco che mi c'è la connessione quando ho scaricato con download, upload di banda, quanti secondi, e se la connessione andava a bombine o non andava a bombine. Quindi qua sono i colori che danno delle default Amplifier, ecco, green, LAN, verde, ok, verde tranquillità, perché dovrebbe essere ok la rete LAN interna, rosso internet, DMZ l'orange, e poi ecco, se metto il Amplifier in modalità access point e Wi-Fi, che metto anche una scheda aggiuntiva, me la segna come blu, e quindi qua sarà anche in modo più intuitivo andare a cercare il blu, sarà un indirizzo IP che viene dalla rete wireless, viola o OpenVPN per quanto riguarda l'OpenVPN. Poi, una volta che avete anche abilitato il VPN, avrete il vostro log solo delle connessioni VPN, e quindi qua, ecco, potrete vedere, adesso io non l'ho abilitata, potete scegliere il giorno, il mese, quante connessioni, chi si è connesso, quindi vedete anche se qualcuno fa cose che non dovrebbe fare. Questo è il log del sistema, in cui tra le ultime cose che ho fatto ho abilitato la porta SSH per il controllo. E guardate, io adesso vado accesso SSH, lo voglio togliere, salva, e quindi ecco, lo vado a stoppare. Sommario log, posso scegliere anche i giorni, impostazione log, qui posso mettere le linee e decidere anche i giorni, quindi poter monitorare anche, cioè per chi fa il sistemista o per chi insomma vuole monitorare, che gli piace tenere traccia delle connessioni, ha possibilità di tenere per tanti giorni. Proxy log, sempre log, e poi c'è il discorso anche del grafico a torta, con tanto le connessioni indirizzi IP. Quindi qui mi dice quello che state fatto. Ora io è poco perché l'ho messo solo per questo workshop. Quindi per IP, per la porta, queste sono le porte più chiamate, quindi ecco, la Geno 37, che è quella di condivisione del Windows. Per country, quindi una volta abilitato quello delle nazioni, dice anche qual è le nazioni più chiamate al punto di indirizzo IP. Questo l'ho visto, questo è il log delle connessioni VPN, quindi monitorare, e il filtro degli URL, perché è possibile sul proxy web bloccare. Allora, qui vi avevo detto che era il pannello in cui abilitare il web proxy su green e in modalità trasparente. Posso anche toglierlo, ma posso anche filtrare per URL. Quindi, una volta che filtro, posso andare a dire: guarda, in questi siti non ci devi andare a caricare, oppure posso anche mettere dei browser specifici, non posso andare su internet. Quindi, ecco, io non è che voglio fare solo il certosino, però è un prodotto, una cosa open source gratuita, in cui se puoi trasformare il computer con due schede di rete, adesso ho fatto l'esempio, in qualcosa che può essere sia un router, firewall semplice, a qualcosa di molto sofisticato che avresti dovuto pagare se comprato da qualche vendor. Questa è roba che Cisco te la fa pagare profumatamente, ma queste cose insomma che fa anche Soft su altri sistemi. Quindi, poi Extra AD, questo per esempio
dà la possibilità di condividere sulla rete, come anche i moderni router, c'è la possibilità di mettere la chiavetta USB 3. Anche qua è possibile inserire un hard disk anche secondario all'interno del computer e condividerlo sulla rete. Ecco, oppure perché tra i pacchetti, adesso mi è venuto in mente che c'è anche Samba. Quindi per installare, ora andiamo a installare Samba. Host APD serve per gestire il discorso dell'access point. Adesso giusto farvi qualche pacchetto, adesso non è che li utilizzo tutti, però insomma, NetTalk per la condivisione delle cartelle con il protocollo proprietario di Apple. MC, allora, Squid Space, eccolo qua, Samba. Rsync, mettiamo che voglio installare Samba, quindi Samba è la connessione, condivisione di rete su Unix, tra Unix per parlare con Windows. Quindi adesso andrò a vedere il pacchetto, se c'è o non c'è, sui repository, e poi mi dirà ok, lo puoi installare. Ci vuole un po'. Allora, nel frattempo, ecco qua, ecco, è comparso. Mi dice tutte le dipendenze perché Samba è abbastanza grossetto e poi vado a cliccare su installa sul verde e fa tutto da solo. Allora, Nicola, come iOS su Cisco esistono? Questo l'ho risposto, Per scusate. Luigi, sì. Pierluigi, consiglieresti una macchina con i Pifire al posto di un Fortinet? Sì, assolutamente sì, c'hai molte più cose e non ti costa nulla, Pierluigi. E anche la possibilità di connettersi su servizi cloud tipo AWS Google? Allora, no, IPFire su AWS no, cioè io lo vedrei più in ambito aziendale in cui ecco, c'è proprio il tuo rack o l'armadietto o la stanza in cui c'è il router del provider con i fili, con le connessioni, con gli switch e lo metti lì. Io sono sull'azienda e li metto lì, insomma, ecco, tra il router di frontiera, diciamo, no, del provider e il router e l'access point, scusate, o switch della parte azienda, insomma, è qualcosa che taglia da connessioni esterne a quelle interne. Quindi più o meno lo metto qua, non come servizio AWS, no. No, proprio non è il caso. GC, ci fai un esempio di Captive Portal? Grazie. Allora, Captive Portal c'è proprio un menu. Presso, allora, a parte posso aprire anche il doppio. Allora, Captive Portal sostanzialmente è quando vai a abilitare quando vai a abilitare una pagina di login per entrare sulla rete. Quindi facciamo finta che capti il portal, lo metti in nascondo sulla green, quindi qua vai a mettere la sponda green, tipo di accesso, vai a caricare un logo, qualcosa tuo, e io quando dalla rete LAN vado su internet, mi chiederà delle credenziali. E quindi ecco, sarà una pagina solida, una pagina di benvenuto per mettere le credenziali d'accesso. Poi c'è tutto da configurare, Captive Portal, quindi di solito Captive Portal per azienda, boh, non lo so perché dovresti utilizzarlo, o a meno che non c'hai talmente tanti client in cui vuoi mettere anche, però di solito si utilizza sulle connessioni a tempo in cui c'hai un login page, guarda, c'è anche qua login page in cui è un qualcosa che c'è da provvisorio, ecco. Nello scenario aziendale, qui si diciamo un sacco di tempo perché Samba è grande, e quindi ecco, a meno che non c'è una specifica di connessione, ma a tempo non ti conviene utilizzarlo, ecco, Captive Portal. Di solito già quando c'hai Squid con il proxy web, già hai fatto un buon viral, insomma, ecco. Ok, allora qua ha finito, quindi io sostanzialmente ora ho sulla voce Pifire la voce aggiuntiva che prima non c'era, che si chiama Samba, in cui cliccando mi permette di andarla a configurare. Quindi il gruppo di lavoro, sicurezza più o meno degli utenti, e poi ecco, aggiungi utente perché in Samba bisogna utilizzare gli utenti e anche la cartella condivisa. Quindi facciamo finta che noi abbiamo un'altra scheda di rete.
che ci serve in brigio da un'altra parte a condividere, si può fare anche questa cosa qua, oppure ho un hard disk secondario anche USB esterno in cui da qualche tera mi interessa condividere sulla rete LAN mia aziendale, mia della casa, ecco, vado ad aggiungere la condivisione di quella cartella, di quell'hard disk in cui sarà disponibile come se fosse un NAS all'interno. Quindi per chi mi ha fatto prima la domanda quello riguardante PF Sense, è cioè, questo qua nasce come router firewall, come l'ha visto. Ma piano piano potete captare che si può fare molte cose in più, perché il discorso di Samba o anche altri servizi, cioè io posso agganciarci anche delle stampanti e stampare in rete. Per esempio, tra i pacchetti, Pacfire, ho visto che c'è un pacchetto che si chiama HLIP. HPLIP permette di dialogare il kernel Linux con le stampanti dell'HP. Quindi, una volta che ho installato la stampante qua, attraverso Qps o altri servizi, io posso condividere anche la stampante che aggancio qua dentro. Ma adesso i pacchetti sono tanti, io non è che li devo mai utilizzare tutti, però tra i pacchetti, per esempio, io qui ho installato alcuni più utilizzabili, per esempio, sta anche Nmap. Nmap è quello che mi permette di fare il porta scanner, oppure di fare il speed test da riga di comando, o T-Shark. Avevo parlato su dei webinar della possibilità di sniffare le connessioni e lo permette di fare. Addirittura c'è anche la possibilità di c'era anche un attimo, adesso se lo trovo. Transmission, in cui guarda, adesso lo installo, faccio il più. Transmission mi permette di gestire i torrent. Quindi vedete che è un sistema che mi permette di fare attraverso plugin tante cose tutte centrali su una macchina e non avere più computer. Quindi dopo che ho trasmesso, adesso non ricordo la porta, c'è proprio una porta da chiamare in faccia web in cui gli do direttamente i torrent da scaricare. Quindi perché tenere un computer acceso per scaricare quei torrent e così. Telnet perché non si utilizza più, però insomma, se si vuole utilizzare, si può riutilizzare. NNP. L'AME, pensate pure all'MP3 da riga di comando. C'è un sacco di cose. Poi io qua ho installato anche. Allora, dicevo Nmap per fare la scansione de delle reti e quindi sostanzialmente con Nmap ritorno sulla riga di comando a lanciare il comando di prima in cui insomma, da riga di comando posso lanciare Nmap perché no, è una cosa da riga di comando, non ho grafica. Poi andiamo avanti con qualche altra domanda. Allora, Alessandro, ho avuto tre diversi provider, ok? E vabbè, tanto qua No, non hai saltato due domande. ah, Vai più scusa. sotto, scusami. Allora, ci fai un esempio? Allora, no, questo è fatto. Sopra? Se è Ok. possibile fare multi one, collegare più di un provider. Allora, Alessandra, io non l'ho mai fatto di collegare multi one. Non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto e mi sembra che sta in lavorazione, ma ancora non è disponibile sui più fire. Il discorso del multi one, cioè, Alexandre, stai chiedendo se faccio degli esempi: ho una connessione tramite ADSL col doppio telefonico, una connessione tipo WiMAX, qualcosa che mi viene con la parabola sopra casa che viene su il cavetto Ethernet. Il PFire non te lo gestisce la doppia linea che poi, quindi dovresti prendere te un bilanciatore di rete o un failover, tale per cui se va su una utilizzi quell'altra come se fosse il piano B per la connessione e mettendola a one dei PFire. A PFire sostanzialmente non gli dice niente, insomma, perché tanto la rete LAN è bella che è configurata. Allora, qua mi dice GC se ne possono fare diversi per diversi utenti.
Allora, diverse tecniche, forse te stai riferendo a Samba che stavo a parlare prima. Sì, certo, su Samba puoi creare gli utenti. Sì, certo, puoi creare gli utenti, infatti qua puoi fare aggiungi e crei quelli che vuoi, non c'è una limitazione. E poi dopo hai le risorse in base a quello che ti serve. Alexandre, allora, questo che l'ho letto, scusate, Pierluigi, è possibile Vai, filtrare l'ultima. per user group e magari collegarlo a un server Radio sull'app? Sì, Pierluigi, allora, siccome che l'app non è che lo utilizzo molto, un attimo. Allora, puoi filtrare per gruppi perché ci sono già i gruppi e firewall, se intendi i gruppi questi qui e firewall. Se invece vuoi fare il discorso dei gruppi, eccoli qua, modulo di autenticazione, ecco qui, LDAP, quello che dicevi te, con Radius LDAP, eccolo qua giù. In questo modo, tramite l'autenticazione dei gruppi, Squid, cioè web proxy, ti fa navigare in base all'autenticazione di qua, ecco, a questi gruppi qua, LDAP. Quindi la risposta è sì. Questa era la più recente. Ok, sì, è A parte l'ultima. che ci hanno cambiato, abbiamo sforato. Sì, come sempre. Allora, ormai. Come sempre, infatti sono comparso anche apposta. Senti, l'ultima in alto, è l'ultima, giusto? Sì, è l'ultima. A Se non ci posto, sono allora. domande, chiuderei un po' anche il webinar di questa sera. Sei stato gentilissimo, ricevi sempre tantissime domande sul tuo argomento. Io comunque a tutti Sì. vi dico sempre che ecco, mi trovate anche su LinkedIn, quindi eventualmente che volete fare qualche domanda aggiuntiva, però ripeto, io vi rimando sempre alla comunità italiana, IPFire Italia, in cui c'è gente che è molto più competente di me, perché io alla fine, lavorando nella piccola mia azienda, IPFire mi fa molto comodo per chi non deve spendere chissà quando per fare, c'è anche l'Appian che fa anche il caffè, ma sponsorizzando il buon Linux si prende qualsiasi computer con due schede di rete, ecco, senza spendere in esagerazione in rack o Appian che poi magari sono solo per quel dispositivo lì, qui alla fine con qualsiasi computer lo potete buttare su un router firewall. Tutto del rispetto perché non sa so quale funzionalità che potete avere. Comunque, ecco, mi trovate su LinkedIn se volete chiedermi qualcosa lì oppure alla comunità italiana che c'è gente che proprio cioè, che ne sa anche più di me perché c'è anche il responsabile italiano dell'IPFIRE che sta in collegamento direttamente con gli sviluppatori, che è un po' un progetto che è nato in Germania, bloccato IPFIRE. E io lo sempre sponsorizzo perché, a parte, è tutto gratuito, tutto open source e quindi tutto free. Ma il bello è che già, per esempio, per chi aveva seguito il webinar di giugno dell'anno scorso, già c'era un'altra release e quindi ha già, cioè, di solito fanno anche due release l'anno, quindi non è un progetto qua un po' abbandonato così, ma è una cosa molto attiva in cui se esce qualche problema, subito c'è stata la risposta e questa è la cosa importante, perché se qualche problema deve essere risolto il più velocemente possibile. Quindi Ok. ringrazio a tutti che mi avete seguito, poi ecco, per chi vuole rivedere, tanto lo trovo su YouTube e poi ecco, se volete fare qualche domanda, su LinkedIn mi trovate tranquillamente, sono felice di rispondervi. Grazie a tutti Ok, per comunque. l'ascolto. Grazie. Comunque da domani mattina troverete la registrazione. Per il prossimo webinar ci vediamo giovedì prossimo, parleremo di Azure con un nuovo relatore, quindi sono molto contenta di questo nuovo acquisto, diciamo, all'interno del nostro team di Rete Informatica Academy. Ringrazio tutti e buona serata e ci vediamo alla prossima. Grazie Fabio, è stato gentilissimo. Ciao. Ciao a tutti!